del torneo Mario Celis, 22esima edizione. Anche stavolta la Lazio sul pressing del Real Madrid non riesce a giocare palla, sembra quasi costretta a calciare palla avanti in un primo tempo che gioca contro vento e che non riesce assolutamente a interpretare fino a questo momento. Eccolo pronto Oliva. Sentite anche probabilmente al microfono, entra il vento che soffia un po' lateralmente ma alle spalle del Real Madrid in questo primo tempo. Il tocco all'indietro da parte di Sanchez, Navieros che riesce ad arrivare sul pallone. Da all'indietro a vantaggio del portiere Fernandez, desiste dal pressing in questo caso Red Davide. Pallone a sinistra per Torres che allarga ancora in direzione di Enriquez che rende ancora a Torres che cerca Navieros. Giocano il pallone i difensori fin dall'inizio, palla di prima a destra a cercare Roglion, alza la testa, cerca Babacar, il pallone è ribattuto. Ancora l'intervento da parte della Lazio, stavolta riesce a distendersi ma c'è la chiusura da parte di Pliego e il recupero di Navieros. Ancora la palla centrale per Babacar che accelera, porta avanti il pallone, si libera di un avversario. Ancora Babacar, il pallone ribattuto, poteva servire stavolta a Prieto il rilancio di Torres. La palla ancora nella zona di Pietro, palla ribattuta di testa dei giocatori della Lazio che poi recuperano con Mazzola. Il vice capitano laziale tenta il rilancio dopo una prima ribattuta, poi tocco ancora di un giocatore in maglia blu con pallone che si perde in fallo laterale. Minuto tredicesimo, punteggio 1-0 per il Real Madrid. Pallone al centro per Navieros. Roglion che riceve a destra. Si accentra e poi sposta il gioco su Torres. Avanza Torres portando il pallone. Entra nella zona interna di sinistra, va a cercare ancora in avanti Cuadrado, il tocco per Babacar, la palla intercettata e rilanciata. Il colpo di testa stavolta all'indietro da parte di Garcia, non ne approfitta Re Davide, ancora una volta Fernandez che gioca il pallone su Navieros e tenta immediatamente il lancio col pallone intercettato molto bene dal difensore centrale laziale. Si trattava del giocatore numero 14 della Lazio, in questo caso Petta. Attenzione ancora il tentativo di Cuadrado, la palla per Prieto che non aggancia. Va a recuperare quindi per la Lazio Cannatelli. Buon lavoro da parte di Cannatelli che cerca il rilancio, il colpo di testa di Pliego. Il pallone è recuperato dal suo Pliego che però si aiuta irregolarmente, intervento arbitrale, calcio di punizione per la Lazio. In questo caso è andato a tentare di disturbarlo Armini. Punizione per la squadra laziale che si affaccia finalmente dalle parti di Fernandez nella metà campo del Real Madrid, la occupa forse per la prima volta in tutto il match. Pallone in avanti per Mazzola. Passaggio laterale, chiude Babacar, recupera Roglion, si ferma Roglion e poi ritorna all'indietro per il proprio portiere Fernandez, da questi a Torres, ancora Fernandez, stop e passaggio, anche il portiere lo sa fare, è l'elemento, l'ABC del calcio, il passaggio ancora a destra nella zona di Garcia, si libera dell'avversario ma poi viene chiuso. Rimpallo stavolta favorevole alla Lazio con Petta che può andare a effettuare la rimessa con le mani. Un colpo di testa indietro di Roglione, la palla recuperata da Navieros e riparte Torres. Passaggio a sinistra per Enriquez. Ancora la palla per l'avanzare di Torres. Babacar. Pliego tenta di andare via, Pliego, ma stavolta viene fermata. Attenzione break della Lazio che si porta in avanti con il tentativo di cross che viene murato, è andato via stavolta Cannatelli, il suo cross ribattuto in fallo laterale. Accenno di reazione ora da parte della Lazio quando si gioca il sedicesimo minuto del primo tempo sul punteggio di 1-0 per il Real Madrid.
combinano in questo caso Mazzola e Canatelli, anzi si tratta del numero 4 Oliva. La palla ritorna all'indietro, la recupera il Real Madrid che tenta di ripartire con il rilancio lungo a vantaggio di Babacar, colpito dal pallone, allarga immediatamente per lo scatto a sinistra da parte di Cuadrado. Ancora verso Babacar, lo stop di petto, guarda a destra, l'appoggio è per Prieto. Prieto all'esterno dell'area, allarga su Rolion, il tocco all'indietro, ancora il passaggio di prima, Babacar, velo, poi all'indietro per Enriquez, da questi verso destra, dove c'è Sanchez, avanza Sanchez, cerca ancora il dialogo con l'autore del gol Prieto, che si allarga, va il cross sbagliato, stavolta può ripartire la Lazio. Pallone è portato avanti dal numero 11 Peroni, poi il controllo di Mazzola, allarga verso destra a vantaggio di Rocchetti, prima azione manovrata della Lazio, il passaggio a destra per il controllo di Cannatelli. Palla recuperata al Real Madrid, tenta di ripartire ancora, il lancio su Babacar nel duello che si innesca con Dutu, poi interviene Oliva, riesce ad aggirare Babacar, avanza Oliva portando palla, cerca il passaggio, lo sbaglia Enriquez, il controllo e poi il tocco, alza la testa e guarda dove sono i compagni, c'è lo spazio per servire ancora una volta il numero 4, si tratta di Naveros che ha già messo in movimento i suoi, Babacar a destra, Sanchez dentro l'area, il 2-0, il 2-0 lo firma Sanchez, altra azione straordinaria, perfetta, vanno dove c'è lo spazio, 1-2 e palla ancora in rete, si è presentato davanti al portiere, non gli ha dato scampo, è Sanchez che realizza il 2-0 per il Real Madrid al minuto numero 18. E lo si capiva anche dal cammino spedito del Real Madrid, quello tortuoso della Lazio che con una serie di coincidenze è riuscita ad arrivare a questa finale, ma probabilmente gli ostacoli maggiori per il Real Madrid sono stati precedenti a questo. E si riprende con la Lazio che adesso reagisce lanciando immediatamente il pallone avanti, il colpo di testa di Enriquez a vantaggio di Fernandez che neanche stavolta prende con le mani, preferisce giocare il pallone con i piedi. Navieros, Fernandez non ha ancora toccato il pallone con le mani, il portiere del Real Madrid continua a giocare solo con i piedi, pallone a sinistra per l'avanzare di Torres, si ferma e ritorna su Fernandez, ancora stop e passaggio, Navieros a destra, c'è Rolion, viene servito, non ha fretta, chiaramente ancor meno adesso il Real Madrid che cambia il fronte, addirittura sbaglia ma ripiega bene Torres che va a recuperare, avanza il giocatore nativo di Caracas, porta avanti il pallone, poi dà all'indietro ancora all'indirizzo di Fernandez, Navieros guarda Rolion, stavolta la linea di passaggio è chiusa ma tenta comunque sbagliando, Lazio che cerca di capire la situazione e di approfittarne ma ancora una volta chiude Navieros, ma Lazio che insiste, attenzione adesso a Peroni, ha allargato a sinistra per Giuffrida, duello con l'avversario, Giuffrida va verso il fondo e purtroppo allungandosi il pallone il fondo lo supera. Scocca il 20° minuto, 5 alla fine del primo tempo, 2-0 il punteggio per il Real Madrid, i gol realizzati al 7° minuto da Prieto e al 18° da Sanchez. Pallone a destra per Rolion, Navieros in verticale per Cuadrado che sbaglia, attenzione, riparte la Lazio col 17 Armini, non riesce a trovare il compagno. Poi ancora un colpo di testa, quello di Petta col pallone che si perde in fallo laterale. La rimessa in gioco per il Real Madrid con Rolion che va a effettuare la rimessa nel settore difensivo di destra. Ecco Rolion che cerca il punto in cui è uscito il pallone,
effettua la rimessa cercando in avanti ancora il compagno. Si tratta di Sanchez, l'autore del secondo gol. Si muove molto bene Sanchez andando da destra verso sinistra, sbaglia il passaggio, intuisce molto bene stavolta Cannatelli nel duello con Enriquez. Non lo molla Enriquez, duello anche fisico, alla fine con troppa irruenza Enriquez, che ha scagliato poi il pallone, l'arbitro va verso di lui a fargli capire insomma di evitare certe manifestazioni di protesta. Rilancio adesso avanti sbagliato da parte di Dutu e quindi rimessa con le mani per il Real Madrid, forte del 2-0. Adesso va a recuperare il pallone. Peraltro i due gol subiti al Real Madrid nella semifinale contro il Torino sono nati sul 3-0 del Real, quando è stato dato spazio anche a qualche ragazzo che ha giocato meno. Babacar, il tocco con l'esterno, Enriquez si accentra e va a cercare molto bene Navieros. Il gioco si sposta a destra, avanza Navieros, non ha fretta, porta ancora il pallone, guarda i compagni, si ferma, ha guadagnato metri, a questo punto può impostare con l'aiuto di Cuadrado. Torres avanza portando il pallone, va verso sinistra, trova ancora spazio, allarga a sinistra per Enriquez, dentro, non trova la verticalizzazione, il pallone è ribattuto, recupera però ancora Torres, da questi a Pliego, Torres ancora per il numero 8 Pliego, e si ricomincia col passaggio a Navieros, scavalca la linea centrale, appoggia per il 17 Cuadrado, si scambia spesso il ruolo con Roglion che va più avanti. Vedete che adesso a destra c'è Cuadrado, Roglion è più avanti, sempre Cuadrado a cercare Torres in diagonale, viene incontro Enriquez, riceve nuovamente su Navieros, elastico che costringe la squadra laziale a passare da un fronte all'altro, sfiancante il tentativo di impostare che poi non porta al recupero di palla, deve inseguire e basta. Fernandez verso destra, Torres ancora Fernandez, Navieros, palla centrale dove Pliego può partire, attenzione, accelerazione, porta avanti il pallone, non supera il secondo avversario, c'è il recupero col passaggio verso sinistra, Pliego che è rimasto a terra, mette fuori Enriquez, a terra il numero 8 Pliego nello scontro con l'avversario, che lo invita a rialzarsi, invece Mazzola è convinto insomma che stia simulando. E siamo al 25esimo minuto del primo tempo, ultimo minuto della prima frazione di questa finale del 22esimo torneo Manlio Celis. Real Madrid che sta battendo 2-0 la Lazio con i gol al 7° minuto di Prieto e il raddoppio al 18° di Sanchez. Due gol simili se vogliamo, però nati partendo dai due lati diversi, il primo da sinistra e il secondo da destra, ma con azione finale. E in entrambi i casi a fare da pivot, si direbbe nel basket, è stato Babacar che praticamente si è fatto scaricare il pallone e lo ha smistato prima per servire il corridoio giusto a Prieto e poi quello per il raddoppio a Sanchez. Si è rialzato nel frattempo Pliego e quindi nel frattempo i giocatori delle due squadre erano andati ad abbeverarsi a bordo campo, riprendono posizione per la ripresa del gioco, l'arbitro Collu li richiama tutti quanti nel rettangolo di gioco, ormai manca poco alla fine del primo tempo. Abbiamo superato il 25esimo. Un minuto di recupero indica il direttore di gara. La rimessa con le mani nel settore destro per la Lazio. Il pallone aveva messo fuori il Real Madrid. E il giocatore numero 5 Dutu tentava di renderlo, cosa è riuscita fino a un certo punto. Comunque il Real Madrid lo ha recuperato comunque il pallone. Roglione per Navieros,
e poi scodella verso Torres. Pallone ancora per Torres, porta al di là della linea centrale, appoggia per Babacar, pallone dentro che viene ribattuto, lo recupera ancora Babacar, accarezza con la pianta del piede, serve al centro per Cuadrado, a destra per Sanchez, la chiusura. Buona azione difensiva della Lazio, finisce qui il primo tempo. Primo tempo che si chiude sul punteggio di Real Madrid 2 e Lazio 0, ricordo i gol al 7° minuto Prieto, al 18° Sanchez. A tra poco per la ripresa. Secondo tempo del match tra Real Madrid e Lazio, finale del 22° torneo internazionale Manlio Celis. Primo tempo che ha visto il Real Madrid dominare la gara con il punteggio rotondo di 2-0, chiudere i primi 25 minuti senza dare alla Lazio la possibilità di stare in partita. Vedremo in questo secondo tempo ci sarà qualcosa di diverso, ecco che arriva anche la terna arbitrale. La Lazio deve cercare un gol per poter riaprire il discorso, altrimenti diventa complicatissimo poter riuscire a mettere in discussione il risultato che il Real Madrid con un gioco ormai quasi a memoria ha condotto nel corso della prima frazione senza incappare in nessun tipo di rischio. C'è un cambio peraltro nel Real Madrid con il numero 13, sta entrando in campo Marquinha, il portiere, ma anche altri tre giocatori e sono il numero 5 Cayago e poi ancora con il numero 3 Ortiz e il numero 14, che non abbiamo in elenco, forse dovrebbe essere Grediaga perché abbiamo due numeri 17 e quindi è molto probabile che sia Grediaga il giocatore che è entrato in campo con il numero 14. Tutto pronto per il secondo tempo, l'arbitro Collu controlla che tutto sia a posto. Significa che siano tutti al loro posto anche nella panchina del Real Madrid che ha operato il primo grande cambio forte del 2-0 del primo tempo. Cenno d'intesa e inizio del secondo tempo. Pallone all'indietro dove c'è il nuovo entrato Cayago che va subito a cercare il lancio, il tocco per Babacar dentro l'area, Babacar il sinistro, la palla ribattuta e poi allontanata. Intervento in chiusura di Polidori, sono bastati 12 secondi alla squadra madrilena per diventare pericolosa, conclusione in diagonale con il pallone che è stato poi allontanato, angolo per il Real Madrid dalla destra del portiere Polidori. Tutto pronto per la battuta, parte l'angolo, pallone all'interno, attenzione Grediaga, il nuovo entrato, pallone ribattuto e poi allontanato ancora. Nuovi interpreti, ma la partita è già di un altro tipo, Ortiz è lui che ha battuto l'angolo, anche lui è subentrato in questo secondo tempo, è proprio lui a crossare, palla all'interno dell'area, il colpo di testa ad allontanare, tenta di ripartire ora Armini, palla ribattuta invece ancora dal Real Madrid che insiste, pallone per Rollion che allarga a destra. Nella zona di Sanchez che porta palla, cerca verso l'interno il movimento di Priego. Ancora il Real con il passaggio all'indietro di Garcia. Poi ancora la palla giocata dal numero 4 Naveros. Intercettata dalla retroguardia della Lazio che tenta di ripartire ora col pallone per il 17. Si tratta di Armini, allarga a sinistra ma può chiudere ancora una volta con vantaggio Cagliaco che ha già messo in movimento i suoi. Sanchez, il tocco per Priego, troppo lungo il passaggio, palla ribattuta ma ancora Naveros di prima, non riesce a intercettare Ortiz, anzi si trattava non di Ortiz ma di Grediaga, la rimessa con le mani per la Lazio ed ecco due cambi anche nella squadra azzurra, con il numero 16 entra Di Biagio e con il numero 15 Di Rienzo. Di Biagio e Di Rienzo sono i due giocatori che stanno entrando in campo in questo momento per la compagine laziale. Escono con il 9, è uscito Re Davide con il 17 Armini. La rimessa con le mani per la squadra capitolina, settore destro,
L'arbitro ancora aspetta prima di dare il via alla ripresa. Ecco adesso tutto pronto, la palla avanti, il tentativo di passare da parte di Biagio, palla ribattuta in fallo laterale, rimessa in gioco a favore di Rocchetti, che va a cercare sul lungolinea Cannatelli, palla ribattuta, ancora batti e ribatti col pallone che Pliego tenta di proteggere, ultimo tocco è laziale, rimessa con le mani e quindi per il Real Madrid. Terzo minuto andato via, la rimessa con le mani di Ortiz, che aspetta che si avvicini Babacar, il colpo di testa all'indietro, la palla ancora colpisce Pliego e finisce in fallo laterale, la rimessa in gioco è per la Lazio, ancora in avanti, il colpo di testa di Mazzola, il pallone direttamente sul fondo, stringe lo spazio nel campo il Real Madrid contro la Lazio, tenta di attaccare, riduce notevolmente lo spazio e anche laddove magari perde qualcosa sul piano del confronto fisico lo guadagna però nel gioco di squadra. Ed eccolo ancora Callejo che mette sui piedi di Pliego, all'indietro per Naveros, ancora lo scambio con Pliego che rende Naveros, una palla sporca che è costretto a toccare due volte il difensore prima di dare ancora a Marchigna, che come Fernandez il suo predecessore gioca il pallone con i piedi. Palla a destra ancora per Callejo, da questi al centro per Naveros, a sinistra Ortiz che attende, riceve sul pressing, rende la palla di prima, Naveros tiene il posto del pallone, ritorna ancora su Marchigna, a destra per Callejo, avanza il giocatore numero 5 con l'esterno, il passaggio prolungato per Babacar che va a schiacciare il pallone quindi a non servirlo ai compagni. Attenzione a Mazzola, palla dentro nel fuorigioco, giusta la segnalazione del primo assistente, era in posizione irregolare in questo caso di Biagio. Quinto minuto, Callejo che imposta, va verso Navieros, c'è Ortiz largo a sinistra, servito immediatamente, va in pressing la Lazio, Naveros con molta calma e con l'esterno a cercare un compagno, il controllo di Pliego, pallone avanti, di petto a prolungare per l'inserimento da parte di Sanchez, anzi si tratta di Grediaga, poi cambio gioco di Ortiz, ottimo aggancio di Callejo, la palla a destra, il tocco largo, può ripartire ancora il Real Madrid, attenzione all'accelerazione da parte di Sanchez che aveva mandato avanti il pallone, su di lui la chiusura di Peta che in scivolata manda in calcio d'angolo, angolo quindi per il Real Madrid che sta cambiando praticamente l'intera squadra, ne ha altri tre pronti all'ingresso in campo, mentre Ortiz va a battere l'angolo dalla sinistra del portiere Polidori. Sesto del secondo tempo, 2-0 per il Real e angolo che sta per essere battuto. La rincorsa di Ortiz, parte il suo cross, la palla all'interno, rimpallo e ancora la palla in rete per il 3-0. Fortunoso stavolta il gol realizzato da Garcia, una palla che è stata ribattuta e che è carambolata addosso al giocatore del Real Madrid che ha messo a segno il gol del 3-0. Garcia quindi per il 3-0 del Real al settimo minuto del secondo tempo, praticamente mette a tacere qualsiasi velleità della Lazio già con 20 minuti d'anticipo, 3-0 firmato dal rimpallo favorevole sul numero 6 Garcia. Garcia quindi che si aggiunge al tabellino dei marcatori. Ed eccoli gli altri cambi nei Blancos. 3-0, c'è spazio quindi per tutti. Entra il numero 9 Lopez e poi il numero 15, a questo punto non identificabile, potrebbe essere Perez se non entra il 10, e invece entra il 10 e 15, rimane solamente Alcantara, ci perdonino i madrileni ma la formazione accusa delle difficoltà perché il 15 noi in formazione non ce l'avevamo, avevamo il 18 e mi pare di poter dire che sono entrati tutti, quindi uno dei ragazzi che è entrati a questo punto, il 18 non c'è,
ci viene a pensare che possa essere Grediaga o Alcantara il numero 14, mi pare che è entrato. Il 14 è Grediaga, l'abbiamo detto prima, e poi non abbiamo identificato l'altro. Insomma, pazienza, cerchiamo di identificare quelli che ci sono in campo. Il colpo di testa da parte di Cannatelli, tenta di farsi largo dall'indietro, apertura della Lazio che reagisce al 3-0 cercando per orgoglio di portarsi avanti, ma riparte ancora Roglione, il pallone avanti con il tentativo di servire in questo caso a Lopez, pallone troppo lungo che è stato recuperato dalla retroguardia della Lazio che imposta passaggio all'indietro, il controllo di Polidori. Attenzione a Lopez che va in pressing, ruba palla, tenta di subentrare con lui Grediaga, settore di sinistra, cerca un varco, va via Grediaga, c'è il fallo. Il calcio di punizione per il Real Madrid al nono minuto del secondo tempo. 3-0 il punteggio. Il gol, come abbiamo detto, sul rimpallo favorevole che Garcia ha depositato nell'angolo in cui Polidori non è riuscito a rimediare. E adesso calcio di punizione che viene battuto dal fronte sinistro all'attacco, sul pallone si è portato Roglione per tentare di servire all'interno, mentre si allontana l'unico uomo in barriera, si tratta di Cannatelli. La rincorsa di Roglione, tutto pronto per la battuta, ecco il fischio del signor Collu, parte il cross, il colpo di testa, il pallone che poi viene allontanato, forse non è riuscito Lopez a colpire alle sue spalle, è arrivato il solito Navieros che non si vede solamente in difesa ma il capitano del Real Madrid si vede anche in attacco, è stato effettivamente lui a colpire con il piede e non di testa dopo il tentativo da parte di Lopez, pallone che è stato poi intercettato dalla Lazio che manda in campo anche Ghione, numero 18. Tutti i giocatori del 2005, quelli della Lazio, non abbiamo quelli invece degli anni del Real Madrid, potrebbero essere anche loro tutti del 2005, a meno che non ci sia qualche ragazzo ancora più piccolo. Rilancio lungo, lo stop a centrocampo, ottimo il tocco, triangolo perfetto, pallone poi intercettato dall'intervento di Giuffrida, lancio avanti e chiusura il Roglione che manda in fallo laterale. Anche stilisticamente ogni tanto si concedono qualche giocata i madrileni che comunque nella sostanza fanno le cose elementari, l'alfabeto del calcio lo fanno molto bene, sanno imparare a leggere e scrivere, insomma, quello che è il gioco del pallone. Col numero 8 nel frattempo entra in campo Spunticcia, altro cambio nella Lazio, quando i minuti ormai scorrono siamo all'11esimo, c'è spazio anche per il secondo portiere Di Giorgio. È un po', insomma, i due tecnici dimostrano di aver capito che la partita è finita virtualmente, si gioca, insomma, per fare spazio un po' a tutti per l'onore di una finale nel torneo Selis, il Viareggio del torneo esordienti che sta giocando quest'oggi a San Teodoro, torneo internazionale che ha avuto il connotato mondiale ormai, squadra giapponese quest'anno, quindi si è varcato il confine dell'Europa, si è raggiunto altro continente, insomma Enea Selis in onore di suo papà Amalio non si concede assolutamente limiti, ogni anno fa uno step ulteriore per dare ulteriore prestigio a questo torneo che ha una ormai grandissima tradizione, conosciutissimo dappertutto, ambitissimo anche dalle città che vi partecipano. La palla ribattuta, attenzione a Babacar, torneo dove sono passati già tanti calciatori che ora fanno parte della scena nazionale e internazionale. Attenzione, ancora un pallone spedito avanti, l'intervento di Ortiz, palla colpita, recuperata ancora da Lopez che non riesce a partire, c'è fallo di Lopez e quindi calcio di punizione per la Lazio. 13esimo minuto del secondo tempo, 3-0 il punteggio, ricordo il gol nel primo tempo all'8° di Prieto, al 18° di Sanchez, il 3-0 di Garcia. Pallone intercettato proprio da Garcia che tenta di servire un compagno che viene invece bloccato, ripiegamento di Ortiz
stavolta stilisticamente non bellissimo da vedere, ma efficace, manda il pallone in fallo laterale. La rimessa in gioco è per la Lazio, che conquista metri, se ne incarica nel settore destro Antonelli. Per Ghione, che tenta il tacco, il pallone non passa, allontanato, recuperato dal Real Madrid che tenta il rilancio. Il colpo di testa di Lopez, la palla per Babacar che accelera portando il pallone, cerca ancora Lopez, è in vantaggio, riesce a dare all'indietro Giuffrida per il rilancio del secondo portiere Di Giorgio. Pallone che ritorna ancora nella zona di Lopez, protegge la palla dall'arrivo di Giuffrida, poi il passaggio centrale, ancora palla ribattuta ma recupera Naveros, avanza portando palla, lo insegue Ghione. Il passaggio per Lopez dentro per il movimento ancora da parte del giocatore numero 10, si tratta di Perez, il pallone però si perde direttamente in fondo al campo. 14esimo del secondo tempo, 3-0 il punteggio, ogni tanto qualche accelerazione di una partita che però ha già avuto probabilmente nella psicologia dei giocatori in campo il suo verdetto. Il lancio lungo, il colpo di testa da parte di Cagliaco, con l'arbitro che indica la rimessa con le mani, che probabilmente è precedente al lancio che era stato effettuato. Si incarica Roglion della battuta, stop e passaggio, evita l'avversario Roglione, poi accelera entrando quasi in aria, l'appoggio per il tentativo di Lopez che non appoggia bene per il compagno, ma ancora il pressing del Real Madrid con l'intervento di Perez e poi con Babacar, protegge il pallone, tenta di entrare Babacar, va verso il fondo, tenta il tiro, la palla alta sulla traversa. Abbiamo detto dei giocatori che sono passati al Selis, tra quelli che si ricordano ci sono Romagnoli, Pellegrini, chiaramente Barella del Cagliari, tanti giocatori che hanno fatto parte di questo torneo tanti anni fa e che si affacciano ora alla scena dei professionisti. Chiaramente non tutti arrivano, ma già qui qualcuno di quelli che ce la fanno lo possiamo intravedere. 15esimo minuto, irregolarità ai danni di Giuffrida e calcio di punizione in favore della Lazio. 10 minuti alla fine. Per la prima volta si sta per iscrivere il nome di una squadra straniera nel palmarès del Selis. Non vorrei sbagliarmi, chiedo conferma, ma sono quasi sicuro di questa. Ricordo che quella che ha vinto di più è il Torino. Ultimamente sono iscritte anche Atalanta e Fiorentina, in precedenza anche la Roma. E nei primi anni erano soprattutto le squadre sarde quelle che finivano per vincere il torneo. Non ricordo, però effettivamente mi pare che non sia mai capitato che abbia vinto una squadra straniera. Vediamo un po' di scorrere. L'Ajax nel 2004, correggo, l'Ajax nel 2004, l'unica che aveva vinto precedentemente il torneo Selis. Pensate un po', l'Ajax, mica una squadra qualsiasi. Attenzione ancora al pallone portato avanti dal numero 15, si tratta di Alcantara, probabilmente quello che ci mancava nell'elenco. Nel frattempo ancora Real Madrid che anche di forza talvolta va a recuperare il pallone. Ora Garcia, tocca all'indietro per Naveros, il capitano in tutti i sensi perché è una sorta di metronomo. Pallone che viene guidato ancora a destra per il controllo di Cagliaco. Il tocco di Babacar largo, la palla ancora in profondità, il velo per l'inserimento ancora da parte del giocatore numero 15 Alcantara che tenta di farsi largo, palla allontanata. Mazzola nel duello con Garcia, tenta il lancio, facile per Ortiz andare a chiudere, palla centrale per Garcia, quindi ancora Cagliaco, allarga su Babacar che adesso parte da lontano, porta avanti il pallone, tocca dentro per Lopez, la chiusura di Giuffrida, certamente uno dei migliori della Lazio, forse il migliore in assoluto, il capitano numero 6 Giuffrida. 18esimo minuto, palla ancora giocata dal Real Madrid, Cagliaco sposta il gioco su Naveros, avanza Naveros portando il pallone, attenzione alla giocata di Grediaga, palla ancora verso sinistra,
ripiegamento verso il portiere che rilancia, Di Giorgio, palla che si impenna, il colpo di testa ancora di Grediaga, il pallone giocato dalla Lazio, Roglion, anzi Ortiz, Grediaga, ancora Ortiz a combattere, pallone che si perde in fallo laterale. 7 minuti e mezzo alla conclusione del match, state con noi perché poi a seguire ci sarà la premiazione. Iniziano le premiazioni intanto. Vengono premiati intanto il direttore di gara e i suoi assistenti. I suoi collaboratori. Abbiamo spiegato il perché dell'assenza di Antonio Giovanni Calangianus e facciamo che può essere di buon auspicio il fatto che Giuseppe Corus sia stato il suo sostituto, visto che Giova aveva una strada che probabilmente... Dunque, premiazione per la terna arbitrale, doveva esserci oggi il direttore di gara Antonio Giova, ma per problemi proprio di... partite. L'arbitro Giuseppe Collo lo dà il stato sostituito di San Leonardo da Collo della Fontana di Cagliari, premiato in questo momento dal sindaco Manironi, dal sindaco di San Teodoro. Sono entrate quasi tutte le formazioni che stanno colorando il manto del comunale. Nella crest del torneo Maglio 16, 22esima edizione, Andrea Virgili e Daniele Cognolo ricevono appunto dalle mani dell'assessore. Siete stati tantissimi a seguirci durante il live, ci scusiamo per i problemi tecnici che ci sono stati per qualche momento durante la diretta, purtroppo eventi che capitano inaspettati, uno sbalzo di corrente che ci ha fatto un po' dannare, siamo riusciti a riprendere il collegamento, ma possiamo dirvi che la partita è stata ripresa integralmente con la cronaca di Vittorio Sanna, dunque la potremo mettere sul nostro canale YouTube del torneo Selis, dunque potrete riviverla. Sul nostro canale nei prossimi giorni ci saranno anche il resoconto di questa 22esima edizione con interviste e immagini. Con la premiazione delle diverse squadre. Iniziano le premiazioni. Con il gref del torneo, il simbolo del torneo, partiamo dalle società straniere. Kashima Antlers, squadra giapponese. Kashima Antlers. Formazione giapponese che sta entrando adesso in campo. Kashima. Eccoli dietro. Tentano di trovare un varco. Stanno entrando i ragazzi del Kashima Antlers, seconda partecipazione per la formazione che arriva da più lontano, dal Giappone. Seconda partecipazione, abbiamo sentito in questi giorni il loro allenatore, sempre molto felici di venire qui in Sardegna, di poter partecipare al torneo, di poter incontrare gli altri ragazzi, sembra una banalità, ma è sicuramente più facile per loro riuscire a comunicare rispetto magari agli adulti. Perché la lingua è sicuramente un grosso problema, ma tra ragazzi si capiscono abbondantemente, è per loro sempre un gran divertimento poter venire in Sardegna. Il Malmo, un'altra formazione che spesso ha partecipato al Selis, quarti di finale per la formazione svedese, che ora viene premiato dall'assessore di San Teodoro Oggiano. Foto di gruppo per i ragazzi del Malmo, che sono tra l'altro molti in ciabatte, sono sicuramente reduci da spiaggia o da piscina.
queste giornate sono di sport, di partite, ma anche di tanto divertimento. Chelsea che è arrivata vicinissima. Ecco la formazione inglese del Chelsea. Anche loro hanno dato battaglia fino alla fine ed ecco la squadra inglese, l'Udinese che... Formazione che ha battuto ai calci di rigore la Juventus negli ottavi. Non è riuscita ad andare avanti proprio perché ha impattato sul Real Madrid. Eccoli i ragazzi del Chelsea. Foto anche per il Chelsea, anche loro si sono arresi per un solo gol finale nelle parti conclusive del torneo. Eccoli qua, la foto del... Siamo la squadra francese del Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, prima volta al torneo Selis. I francesi. Premio a Marco Fabia, il vice sindaco di Sinistola. Sonia! Paris Saint-Germain. Eccoli i ragazzi. Bene, figurato in questo torneo. Si aspettava ovviamente tanto da questi ragazzi, fosse altro per lo scudetto che portano sul petto, che vuol dire un club di importanza mondiale. Eccoli qua schierati, ragazzi del Paris Saint-Germain, l'ultima squadra professionistica straniera che ha partecipato alla 22esima edizione. Non c'è il team Ticino per problemi di aereo. E arriva da Mosca, Russia. E arrivano i russi del Cernovo Mosca. Eccoli qua. Anche per loro, vale per i giapponesi del Kashima. È sempre un'esperienza ma davvero entusiasmante arrivare in Sardegna o fare un viaggio lunghissimo per essere qui ogni anno. Sono ormai degli affezionati del torneo Selis e quest'anno si sono davvero fatti valere sul campo. La prima squadra, passiamo alle formazioni italiane. Arriva il Cagliari. Cagliari battuto proprio dal Paris Saint-Germain pochi secondi dalla fine nell'ultima sfida dei quarti. Ecco i ragazzi dai Cagliari, i nostri ragazzi. Il crest del torneo per il Cagliari. Voto anche per loro. La linea che hanno affrontato anche il Real Madrid, Cagliari che insieme all'Olbia è l'unica formazione, sono le uniche formazioni professionistiche sarde presenti al torneo Selis. E spazio a coloro che lasciano il titolo, l'hanno vinto nello scorso torneo, nella scorsa edizione, la Fiorentina. Fiorentina, detentori del titolo, campioni uscenti. Non è andata benissimo per loro in questa edizione. Ovviamente è sempre soltanto importante confrontarsi e divertirsi sul campo. Ecco la foto di gruppo per i ragazzi della Fiorentina. Sorridenti. Loro la Coppa, la Fiorentina l'hanno vinta l'anno scorso. Il Frosinone, squadra che sta lottando, la prima squadra nella speranza di... Arriva il Frosinone. Serie, ed ecco di qui, speriamo che possa portare fortuna anche il Frosinone squadra, va a ricevere squadra, il premio. Paolo, 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 Paolo. Eccoli qua. Peraltro, Frosinone... il loro portiere è Sago, quindi ci teniamo particolarmente, facciamo il tifo per loro. Il nostro Mauro Vigolino con portiere sardo, ci dice Vittorio Sanna. Il sardo del Frosinone. Il Genoa. Arriva il Genoa. Altro grande settore giovanile. Società è stata la prima, probabilmente la prima ad aver accettato l'invito di Enea Selis di questo torneo, che inizialmente era torneo
a livello locale, poi si è allargato a livello regionale e poi si è iniziato a chiamare le formazioni da fuori. È arrivato il Genoa che subito ha risposto presente e da allora non hanno più lasciato il torneo Selis. Eccoli qua i ragazzi del Genoa. Vince gli studenti con la prima squadra, ma il torneo Selis è ancora indigesto. E la Juventus. Arriva la Juventus. Arriva la Juventus. La solita Juventus. Tra applausi. E Mugugni, qualcuno ovviamente ha anche il coraggio di fischiare dei ragazzi di 13 anni, davvero non è proprio il caso. Sono stati bravissimi in questa edizione. Torniamo in Sardegna, ragazzi della Juve. È già partita, è il momento di ricevere il loro premio e poi formazione, abbiamo detto la seconda formazione professionistica, l'Olbia. Non li vediamo però arrivare, forse non ci sono. Non ci sono. Siamo qui. Siamo qui. Futrone. Andiamo avanti quindi con la regina. La formazione dell'Olbia. La regina. Primo anno per i Granata al torneo Selis. Abbiamo visto grande entusiasmo per loro, l'abbiamo sentiti sulle tribune del Bruno Nespoli mentre guardavano proprio la partita tra Reale e Chelsea ed erano felici. Hanno vinto contro la Lazio ed è certamente nella fase a girone ed era stato certamente per loro un gran bel risultato. A volte basta davvero anche solo una partita così per dire di poter aver fatto al massimo nel torneo. La Jolly Montemurlo di Prato. Jolly Montemurlo Prato, una delle tre formazioni toscane. Montemurlo e Manisetti, eccoli qua i ragazzi dalla Jolly Montemurlo. Anche loro hanno ben figurato. Loro davvero sono tutti con le ciabatte, sono davvero reduci dalla spiaggia, ma è giusto così perché si sono impegnati tanto in questi giorni, giocando mattina e pomeriggio, tre gare in pochi giorni e poi tanta piscina, tanto mare per loro. Città di Cossato. Città di Cossato. Biella. I gialli della città di Cossato. E ricevono il premio. Che va a tutte le squadre che partecipano al torneo, che deve essere ovviamente un ricordo per tutti, non soltanto a chi poi si porta a casa i trofei. Eccoli qua, ragazzi della città di Cossato. Città di Cossato, arriva dalla Giulia, dall'Albissola 2010, o Albissola. Albissola 2010, dalla Liguria, eccoli qua, bianco-azzurri. Cresta del torneo anche per loro. Appena promossi in Serie C, quindi si affaccia anche al mondo dei professionisti. Come ci ricorda Vittorio Sanna, è stata la promozione proprio della prima squadra in Serie C, Lega Pro, dunque per loro potrebbe scattare il salto tra i professionisti anche per il Selis il prossimo anno. Città di Trapani, unica squadra siciliana quest'anno. Eccoli i ragazzi della città di Trapani che ricevono il premio dal sindaco di San Teodoro Domenico Manironi. I
il mister con loro, presidente, dirigenti, che hanno vissuto questa esperienza davvero con grande entusiasmo. Nel frattempo abbiamo recuperato i rappresentanti dell'Olbia. Prego. Tanto sono arrivati alcuni ragazzi dell'Olbia a ricevere il premio. Un applauso per la messa in faccia. Eccoli qua, anche per loro. E ora la Mille Crest di Prato, la Maliseti. Eccoli qua, i ragazzi della Maliseti Prato, Maliseti Tobbianese. Che ricevono il loro premio. Tanti ragazzi, come vedete, 2000 persone in movimento circa. Per questo ci avete scritto anche in tanti in questa diretta, è vero, è uno spettacolo di colori e noi ringraziamo naturalmente per i complimenti che giriamo direttamente ad Enea Selis, che ha organizzato questo 22esimo torneo insieme alla sua famiglia, insieme a Giussi, sua moglie, insieme a tutti i collaboratori. E la macchina organizzativa del torneo Selis è davvero molto molto complessa, però non si deve vedere dal di fuori, in effetti si vede solo tanto, tanto gioco, tanto divertimento, tanta bellezza. E di questo bisogna ringraziare davvero chi se ne occupa. Intanto la formazione di Salvatore Fresi, Salerno, FSI Academy Salerno, eccoli qua. Grifone Monteverde. Grifone Monteverde, i prossimi premiati. Grifone Monteverde, eccoli. Eccoli qua. Grifone Monteverde, Roma. Sempre squadre molto arcigne, quelle che provengono dal Lazio, e sempre sono sempre gare complicate anche per le formazioni professionistiche. La nuova Torre Tre Teste. Torre Tre Teste, formazione che ha avuto anche il privilegio di passare come tra le migliori seconde, la squadra dilettantistica che ha avuto questo bel torneo, che ha potuto poi disputare la gara contro il Real. Hanno avuto questa fortuna, hanno preso un po' di gol, ma sicuramente valsa la pena anche per loro potersi confrontare con quelli che poi sono stati i vincitori di questo torneo. Eccoli qua. Altra squadra piemontese, Lucento di Torino. Lucento Torino, la prossima squadra ad essere premiata. Chiedete chi ha vinto il torneo. Il torneo è stato vinto dal Real Madrid, che ha battuto in finale la Lazio, finale che abbiamo vissuto insieme questo pomeriggio. 4-0 il risultato, partita che il Real Madrid ha fatto sua già nel primo tempo con 2-0 nel giro di pochi minuti e poi toscana, altri due gol. Il Tau Calcio Alto Pascio. Tau Calcio Alto Pascio. Però sono già partiti. Partiamo dal Catalunya Mercede Alghero. E squadre sarde, dilettantistiche, il Catalunya Mercede Alghero. Che riceve il suo premio. Eccoli qua, i ragazzi algheresi che hanno unito le forze per essere presenti quest'oggi, poter dire un giorno c'ero anch'io. La Ferini Cagliari, eccoli i ragazzi che ricevono il loro premio. Formazione cagliaritana che ha nella scuola calcio, nel suo vivaio, nel
suo punto di forza. Grande tradizione. Sempre a Cagliari la Gigi Riva. Facciamo la calcio Gigi Riva, sempre da Cagliari. Sua calcio dalla quale è nato Nicolò Barella. Con la calcio dove è nato poi il talento di Barella, ci ricorda Vittorio Sanna, giocatore che poi è approdato nella massima serie. Eccoli qua, schierati i ragazzi della scuola calcio Gigi Riva. Il Santos di Cagliari. Con la formazione cagliaritana Santos, bianconeri del Santos. Ricevono il premio il capitano, se ne impossessa, ed ecco la foto di rito per loro. Foto di rito per loro. La Cagliari a casa, gruppo sportivo dilettantistico a Semini. A Semini. GS a Semini. La prossima formazione ad essere premiata. Eccoli a casa. In posa per i fotografi. Formazione di a Semini. Eccoli qua. Il San Francesco di Quarto. San Francesco Quarto, prossima squadra ad essere premiata. Eccoli qua. Ragazzi di Mister Pilliu. Che era molto molto soddisfatto del torneo dei suoi ragazzi, probabilmente c'è anche qualche rimpianto perché non sono passati nel loro girone per differenza reti come tra le migliori seconde. San Paolo Cagliari, prossima formazione ad essere premiata. Eccoli qua. Lo spirito scottish della San Paolo Cagliari. In posa la loro tenuta verde. Foto di gruppo anche per la San Paolo. Quanto arrivare. Il gruppo sportivo la Palma Monte Urbino. La Palma Monte Urbino, la formazione del cagliaritano. Eccoli qua. Ricevono il loro premio. Vi ricordo, per chi si fosse messo ascolto solo adesso, che la gara questo pomeriggio tra Real e Lazio, la finale del torneo Selis, premiata 4-0. Sarà messa online sul nostro canale YouTube del torneo, potrete rivederla. Intanto premiazione per l'Accademia Ogliastra. Anche loro sono degli abitué del torneo Selis, partecipano da tanti anni. Eccoli qua, Accademia Ogliastra, per la foto di gruppo. Foto fatta anche per Accademia Ogliastra. Latte Dolce Sassari. Arriva l'Accademia Latte Dolce Sassari. A ricevere il premio.
eccoli qua. Formazione sassarese, abbiamo sentito forse tutte quelle della zona di Cagliari, probabilmente ora ci saranno le altre. Questa è l'Academy Sassari Latte Dolce. Arriva anche la Marzio Lepri, sempre di Sassari. A ricevere il premio per la partecipazione al torneo. Eccoli qua. Ragazzi della Marzio Lepri in posa per la foto. Eccoli qui. Ci stiamo avvicinando ovviamente alla fine delle premiazioni delle 44 squadre. La Nuorese. Prima delle prime tre. Arriva anche il gruppo sportivo Nuorese. Eccoli. Eccoli qua, i ragazzi del gruppo sportivo Nuorese che ricevono il loro premio ancora sempre dalle mani del sindaco Manironi. Foto di gruppo per loro. Gruppo sportivo San Paolo Sassari. A San Paolo, accompagnata da San Paolo Sassari, accompagnata da un urlo, ci sono tanti genitori qui con loro. Abbiamo seguito i ragazzi del gruppo sportivo San Paolo. Eccoli qui. Tanti applausi per loro. Contentissimi, vediamo i ragazzi della San Paolo. Il Gus Sassari. Gus Sassari a trasformazione sassarese. Accompagnati dal mister Mino Soggio. Anche loro accompagnati da tanto tifo. Foto di rito, perché è giusto che si abbia un ricordo di questa giornata, di queste giornate di torneo, mentre sta per arrivare il sportivo Siniscola. Eccoli qua. Gruppo sportivo Siniscola. Per la foto di rito. Abbiamo deciso di fare la diretta anche nelle premiazioni, perché è giusto insomma che tutti abbiano uno spazio di visibilità, che noi cerchiamo di dare sempre durante il torneo a tutte le formazioni, ma ci sono cinque campi, sempre molto difficile e complicato, ma in qualche modo si riesce a dare spazio alle nostre Sally Stars, così le abbiamo chiamate, perché sono tutte formazioni fondamentali per dare vita al torneo. Il Porto Rotondo. Sant'Elena. Adesso in posa. Eccoli qua, ragazzi del Sant'Elena per la foto di rito, mentre sta arrivando anche il Porto Rotondo. C'è anche un infortunato tra di loro. Eccoli qui, ragazzi del Porto Rotondo con staff tecnici. Sigma Cagliari, mentre intanto iniziano a farsi capannelli intorno ai giocatori. Diciamo che questo schieramento iniziale molto preciso sta andando un po' a farsi benedire ora, che i ragazzi sono forse anche molto stanchi. Ma ci sta avvicinando il momento delle premiazioni, sia dei singoli che del prime tre. La Sigma, intanto Sigma Cagliari, eccoli qua. Per la foto di rito.
Arriva anche la Don Bosco Nulvi, bisogna un po' accelerare prima che se ne vada anche il sole. Arriva la Don Bosco Nulvi. Altra formazione. E per l'ultimo, ma solamente perché stanno spesso presente al Selis. Arriva la formazione del San Teodoro. Formazione che ha giocato in casa. Dovrebbero essere finite, se non abbiamo fatto male i conti, le formazioni da premiare, ora ci sono i premi. E possiamo adesso procedere con le premiazioni individuali. Ecco i San Teodoro con il sindaco e l'assessore già. Il miglior allenatore dilettante. Miglior allenatore dilettante. Claudio Marchese, Tor Tre Teste, è stato premiato come il miglior allenatore dilettante, ma è anche comprensibile per il risultato ottenuto. Claudio Marchese, eccolo che arriva. Arriva a ricevere il premio perché sono passati al turno successivo dopo i gironi. Tra le migliori seconde, Tor Tre Teste, che è una tradizione di vivaio molto forte. Miglior portiere delle squadre dilettanti. Miglior portiere dilettante. Matteo Carta del San Teodoro. Matteo Carta del San Teodoro riceve il premio di miglior portiere tra i dilettanti. Bellissima soddisfazione per lui. Un premio in un torneo così importante. Eccolo qua. Solleva. Miglior portiere delle squadre professionisti. Miglior portiere professionisti. Oliver Camins del Chelsea. Portiere del Chelsea, Oliver Camins. Che abbiamo visto. Oliver. In diverse occasioni, Oliver. Eccolo. Arriva il portiere del Chelsea a ricevere il premio come miglior portiere tra i professionisti. Eccolo qua. Miglior difensore di Atlante. Miglior difensore. L'ex senza Erno Ulrico Salvati. Dalla FSI Academy. Miglior difensore tra i dilettanti Salvati. Eccolo qua. Miglior difensore professionista. Miglior difensore tra i professionisti. Andrea Coati dell'Atalanta. Atalanta, Andrea Coati. Miglior difensore tra i professionisti. Vediamo arrivare. Eccolo qua. A ricevere il suo premio. Bella coppa per lui. Chissà, tutti questi premi poi non portino fuori. Miglior centrocampista. Miglior centrocampista dilettanti. Lorenzo Zudas del Quartus Antelena. Lorenzo Zudas, Quartus Antelena, che riceve questo premio. Bel premio. Eccolo qua che arriva. Lorenzo Zudas, ecco. Lorenzo Zudas che riceve questo premio importante. Miglior centrocampista professionista tra i professionisti invece. Bravo Mattia Rutigliano della Juventus. Centrocampista numero 10 della Juventus, Rutigliano, il migliore tra i professionisti, così è stato deciso, ma siamo totalmente d'accordo con averlo visto in diverse occasioni, davvero un giocatore meraviglioso. Soli 13 anni. Capocannoniere. Lopez del Real Madrid. Lopez del Real Madrid. Numero 9 del Real, capocannoniere di questo torneo, ed ecco qua il premio per lui. Dobbiamo dire, forse è più facile segnare in una squadra così, ma lui l'abbiamo visto anche conquistarsi palloni. Premio fair play alla città di Trapani, eccoli qua, molto contenti. E vanno nuovamente a ritirare il loro premio, questa volta un premio molto importante per il torneo Selis, il premio fair play, perché questo è lo spirito che anima questa manifestazione. Eccoli qua a ricevere il premio fair play.
ragazzi della città di Trapani, felicissimi, insieme ai loro dirigenti. Massimo Mazzi delle Coop Sportive premia il miglior giocatore del torneo. Si chiama... Vediamo un po'. Giacomo Ramon Naveroz. Il numero 4 del Real Naveroz, anche lui davvero eccezionale. Abbiamo visto tutte le gare, si becca un applauso da parte di tutti perché ed è un'emozione, perché riceve l'applauso dei suoi compagni, ma riceve l'applauso davvero da tutto lo stadio perché è stato bravissimo. Ci sono ragazzi che hanno spiccato, abbiamo visto Rutigliano. Coppa, prima. Terza classificata. Adesso seguiamo la terza classificata. Le due semifinaliste. Atalanta e poi Torino. Atalanta e Torino. Terzo posto a secco per le formazioni semifinaliste. Eccole qua. Ricevono una coppa a testa. Atalanta e Torino. Atalanta che questo torneo l'ha vinto tante volte. Tante Torino sono forse proprio le formazioni che hanno maggior numero di successi al torneo Selis, partecipano ogni anno sempre per un grande entusiasmo, non mancare mai. La semifinale con la Lazio 1-0 e a seguire l'unica squadra che ha fatto gol contro il Real Madrid, il Torino. Torino che ha vinto quattro volte il torneo Selis, l'Atalanta no, l'ha vinto soltanto una volta, due anni fa, nel 2016, e Torino, adesso vediamo in posa per la fotografia, che è stata, come ci ha ricordato Vittorio Sanna, l'unica formazione ad essere riuscita a fare gol ai mostri del Real. I gol ne hanno preso veramente pochi, anzi uno solo. I comuni hanno premiato tutti quanti, rispettiamo le parti, verranno premiati i comuni che hanno partecipato. Il primo comune a essere premiato con uno dei vasi che vedete caratterizza questa 29ª edizione. Ancora premiazioni. Premiazioni per i comuni che hanno ospitato la manifestazione Golfo Aranci. Comune di Posada. Comune di Olbia. Comune di Olbia, un'altra sede importante, ed eccolo qua l'assessore Pinduccio che riceve il premio. Sono importantissimi ovviamente i comuni che ospitano il torneo. Comune di Siniscola, il vice sindaco, sia perché c'è bisogno di strutture ovviamente per ospitare tutto questo movimento di oltre 2000 persone tra squadre, staff, dirigenti, famiglie, e sia perché il comune di Sant'Odoro c'è bisogno di strutture dove poter far giocare queste squadre che sono sempre di più ogni anno, quest'anno 48. Ecco qua il sindaco di Sant'Odoro, Domenico Manerone, che riceve anche lui il premio, quest'anno ha ospitato la finale. Seconda classificata. La squadra seconda classificata del dopo torneo. Passato tutti i turni, si è fermata davanti al Real Madrid, la Lazio. La Lazio riceve il premio come miglior, come seconda classificata, e lo fa passando attraverso il tunnel dei ragazzi del Real, gli battono 5. Bellissima immagine, mentre risuona l'inno della Lazio. Vanno a ricevere le medaglie. Ragazzi della Lazio tornavano dopo un po' di anni d'assenza al torneo Selis, dobbiamo dire sono arrivati davvero quasi fino in fondo, la finale per loro. Risuona l'inno della Lazio per i ragazzi che ora riceveranno la coppa. Sindaco Manironi a premiare la Lazio, seconda classificata al 22esimo torneo mondiale.
Manlio Celis. Un applauso alla Lazio. Grande applauso per loro. Festeggiano. Comunque un risultato importantissimo, di prestigio. La coppa che viene consegnata. E allora, è il momento della prima classificata. Perché di queste coppie ne trovate una sola. E fate che c'era l'acqua. Una sola copia di questa coppa realizzata a Cera Sarda in Sertinoro. È una coppa di grandissimo valore, coppa di grande valore e pezzo unico, realizzata da Pierri Moro, un grande artista. Sarà aggiudicata un premio davvero importante. Tante coppe, ma questa mai una volta. La prima volta al torneo Celis ed è la vittoria del Real Madrid. Eccoli qua, ragazzi del Real. Una squadra straniera si aggiudica la 22esima edizione. Eccoli qua. Le medaglie e la coppa Cera Sarda, bellissima davvero, si è davvero superato ancora una volta il padrone Enea Celis, già bellissima quella dello scorso anno, questa è ancora più grande e preziosa. E andrà in Spagna. Aspettiamo solo di vedere sollevare questa coppa da parte di questi ragazzi che abbiamo visto giocare in diverse circostanze, in diverse situazioni, contro formazioni più o meno forti, ma sempre una formazione che dà spettacolo, che ha fatto divertire davvero, meritata. Questa coppa sarà consegnata proprio da Enea Celis. Eccole, un momento per loro. Sollevano la coppa i ragazzi del Real Madrid, vincitori del 22esimo torneo mondiale Manlio Celis. Felicissimi. Ed è così che si conclude questa manifestazione che ci ha impegnato per 4 giorni, ha impegnato tantissimi ragazzi, il loro staff, le famiglie, tanti addetti ai lavori che seguono da vicino questo torneo ormai da tanti anni, perché sono tanti davvero i giocatori che sono usciti da qui e poi abbiamo sentito poi e visto con le maglie di squadre importanti giocare nei palcoscenici ancora più importanti. Dunque chissà che da qui a qualche anno non sentiremo parlare di questi giocatori che abbiamo visto qui al torneo in questa 22esima edizione. Speriamo di aver fatto cosa gradita per voi, mostrandovi anche la cerimonia di premiazione, perché è sempre emozionante davvero vedere festeggiare questi ragazzi che continuano, ovviamente sono circondati i ragazzi del Real che cantano. La splendida giornata di grande sport, una settimana. Complimenti, bravissimi tutti i vincitori e vinti e tutte le squadre che hanno partecipato a questa 22esimo torneo Manlio Celis. Io vi do appuntamento la prossima volta. Speriamo di poterci risentire alla 23esima edizione. Grazie per coloro che ci sono stati presenti quest'oggi anche nella nostra diretta, e coloro che sono stati presenti sui campi a seguire questo torneo che ogni anno davvero cresce sempre di più. Grazie, grazie ancora e alla prossima edizione del torneo Celis. Ciao.